Provo a chiedere a un teatrante di Spoleto di chiudere gli occhi e suggerire un suono e un odore che lo riportano alla sua città. L'odore è immediato, gli strangozzi della nonna e poi il pane appena sfornato. Sul suono diverse possibilità, a seconda della stagione, ti catapultano tra Piazza Duomo, la Rocca, i teatri e infinite radici di cultura. Gli uccellini al mattino, la fontana di Piazza Mercato, dall'inverno all'estate, quando le finestre si aprono e durante i festival puoi sentire un violino, una voce che canta, e alzi la testa per capire da quale spazio proviene. Dalla parte periferica i luoghi di aggregazione si sviluppano fino alla parte alta, in un salire e scendere, tra angoli segreti, meraviglie, stradine, la bottega di un vecchio calzolaio, un panorama per starsene in panciolle a osservare la mosca in una sambuca, o i giardini della signoria, dove in base alla luce puoi quasi toccare le nuvole. I teatri entrano in questa tessitura che unisce il sotto e il sopra, l'alto e il basso, come in una tessitura musicale, l'umanità quotidiana delle storie dei personaggi e il suo risvolto poetico. Il filo rosso di quella tessitura è creato dalle linee della mobilità alternativa, che permettono a chi attraversa la città di orbitare comodamente tra contemporaneità e antichità. Allora Spoletosfera, Posterna, Ponzianina sono una sorta di porte moderne, dei passaggi che agevolano lo spettatore collegando i teatri, luoghi della scena e luoghi di incontro. I festival estivi, le manifestazioni culturali in inverno, il tè delle signore, paesi inversi che creano un movimento tra le parti della città, unendo i punti più lontani del territorio, sono espressioni di una città che dialoga teatralmente con la sua storia. Ancora un suono. I passi tra le pietre, sui ciottoli, a volte nel silenzio, a volte mescolati alle voci in piazza per poi riascoltarli di nuovo nel silenzio. Le finestre si aprono e senti i suoni della vita nelle case e ti sembra quasi di essere segretamente a teatro. Il nostro tentativo è quello di costituire, così come faceva il drammaturgo inglese, una sorta di grado zero dello stile e anche della sessualità, diciamo, tra virgolette, del genere, per andare in qualche maniera a restituire quella che è la parola shakespeariana, quelle che sono le dinamiche shakespeariane, e come diceva il più grande studioso di Shakespeare, che è Harold Bloom, no? Shakespeare ha inventato l'uomo, l'essere umano, in qualche maniera. Mi dicevano che ero ridicola a pensare di non poter tornare sullo schermo come donna di mezza età. Che mi dite di mio fratello? Tra 20 minuti sta qua. Voi che dite? Che piacere! Riceveste il mio biglietto? Sicuro. Dottore, accomodatevi. Vi davo una speranza, oggi ve ne do la certezza. Dopo l'ultimo consulto avvenuto ieri, venimmo alla decisione che Michele Murri, vostro fratello, è in grado di uscire dal manicomio.